questo video arriva a grande richiesta e come sempre non potevo ignorarvi. Quindi alla fine di questo video avrai strategie di hashtag reali per far aumentare i tuoi follower reali da oggi a costo zero. Ma prima lo shout out della settimana. Complimenti a Valentina Zanfi, coach del risparmio. Grazie al tuo commento sotto uno dei miei video, oggi presento te. Ricordati che ogni martedì ti dirò nuove strategie per portare il tuo business al successo su Instagram. Quindi non dimenticarti di schiacciare iscriviti e la campanella per essere notificato ogni volta che esce un nuovo video ogni martedì. Lasciami un commento con il tuo nome Instagram se vuoi avere la possibilità di essere uno degli shout out della settimana nei prossimi video, così da crescere insieme e trasformare i nostri followers finalmente in reali clienti. Iniziamo. Perché gli hashtag sono utili? Perché se usi gli hashtag giusti puoi arrivare come IntiClock a raggiungere il 50% delle persone che non ti seguivano e che altrimenti non avrebbero mai visto questo post. Oppure potresti arrivare a risultati come la mia follower, l'altro volto delle cose, e arrivare nell'explore page grazie agli hashtag e avere 10.000 e più occhi sul tuo reel. Questo cosa vuol dire? Vuol dire arrivare agli occhi di persone interessate a ciò che fai, potenziali clienti, ma soprattutto, se usi gli hashtag giusti, persone in target, realmente interessati a ciò di cui ti occupi e potenziali clienti. Ma prima ancora di capire come usare gli hashtag per crescere e dove trovarli, voglio che sappiate i 4 errori più comuni e cosa non fare quando si tratta di hashtag. Errore 1, il più comune, usare gli hashtag in base alla foto. Se non l'hai ancora fatto, ti consiglio di guardare questo video dove ti spiego come crescere su Instagram e tutte quelle strategie che tutti si tengono per il corso a pagamento. Come ho già accennato in quel video, è fondamentale capire che gli hashtag non hanno nulla a che fare con la tua foto. È tutto a che fare con l'obiettivo del tuo account. Ad esempio, se io posto questa foto di me in macchina, non ha nessun senso che usi come hashtag macchina o auto. Perché? Perché se uso questo hashtag mi troverò sommersa di persone che amano le auto o magari che sono meccanici e che non hanno niente a che fare con il mio target. E quindi quando vedranno questa foto e capiranno che parlo di un freebie, di un calendario della crescita per capire come crescere su Instagram, scapperanno a gambe levate perché non sarà per niente di loro interesse, quindi non mi lasceranno un like, non interagiranno con me e non saranno miei nuovi followers in target. Perché ciò che ho postato non ha nulla a che fare con ciò che a loro interessa. Risultato, anche se raggiungi un sacco di persone non sono in target, non interagiranno mai con te e non ti metteranno mai quel segui. L'errore 2 è usare gli hashtag nelle captions del post. Mi spiego meglio, vedo molte persone usare gli hashtag in questo modo. Questo non solo porta a compiere l'errore numero 1, nel quale usiamo hashtag che non hanno niente a che fare con il nostro target, ma rende oltretutto l'estetica del post non attraente, non digeribile facilmente e disordinata. Inoltre ci toglie la possibilità di usare i buoni hashtag, perché ricordiamoci che Instagram ti dà un limite di 30 hashtag per post e quindi se la maggior parte degli hashtag li usiamo a caso nel testo non possiamo poi avere hashtag in target alla fine delle caption. L'errore numero 3 è usare hashtag troppo piccoli o troppo grandi. Molte persone usano hashtag correlati a 100 o 500 post pensando che così avranno più possibilità di entrare nell'explore page perché c'è meno competizione. La realtà è che se ci sono pochi post correlati vuol dire che a nessuno interessano quegli hashtags. Ti spiego meglio, immagina di avere un negozio in una strada dove passa una persona per ora e poi immagina di avere invece un altro negozio dove passano 10.000 persone all'ora. Dove hai più possibilità di essere visto? Stessa cosa vale per gli hashtags. Allo stesso tempo, se usi hashtags che hanno più di 500.000 post correlati, sarà per te troppo difficile la competizione e in pochi secondi verrai sommerso da post più popolari, con più interazioni, più commenti e più like, e quindi sarà veramente difficile che tu venga scoperto attraverso quegli hashtag. In questo caso pensa ad una strada con 500.000 negozi uguali al tuo. Quante possibilità hai che le persone entrino proprio nel tuo e che sia tu a vendere? Veramente poche. L'errore 4 è usare hashtag che usano i tuoi colleghi e non il tuo audience ideale. L'errore che all'inizio abbiamo fatto tutti e che è il più complicato da imparare. È importante avere hashtag che descrivano il nostro business e ciò che facciamo, ma se usiamo solo questi, finiamo per attrarre account solo simili ai nostri invece di arrivare agli occhi del nostro cliente ideale. Ma non disperare, ho la soluzione per te. Hai scoperto di commettere uno di questi errori? Buon per te! Da oggi sai che sono errori e sai che non li commetterai più. Fammi sapere nei commenti se hai trovato un tuo errore che da oggi
non commetterai più. Ora che sai come evitare i tre errori, andiamo invece a vedere le strategie giuste da utilizzare. Strategia numero 1, i giusti hashtags. Questa strategia ha portato i miei allievi a farsi vedere dal 50% in più delle persone che non li stavano seguendo, quindi presta attenzione. I giusti hashtag per farti trovare dal tuo cliente ideale si ottengono trovando 15 hashtags che descrivono il tuo business, 10 hashtags che descrivono il tuo cliente ideale e 5 hashtags facoltativi che sono trend in questo momento nella tua nicchia. Sì, it's all fun and games, mi direte voi, Laura, certo, però come faccio a trovare gli hashtag che il mio audience ideale usa? Uno dei metodi più facili è andare dal tuo competitor di successo, uno di quelli che ha più successo, andare nei suoi commenti, negli ultimi, entrare nel profilo di queste persone che commentano e quindi sono interessati veramente alla tua nicchia e sono attivi, e trovare gli hashtag che loro usano. In molti dicono di non usare gli hashtags o usarne pochi, ma io non ho mai concordato e ho sempre trovato che se Instagram ti dà 30 hashtag a disposizione, non sei visto come spam se usi 30 hashtag, se no Instagram non ti avrebbe dato il permesso di usarne 30. Oltretutto, io la penso così. Facciamo finta che tu voglia vincere la lotteria. Se compri 10 biglietti della lotteria, avrai 10 chance di vincere, ma se ne compri 30, avrai molte più chance di vincere, ne avrai 30. E la stessa cosa con gli hashtag per finire nell'explore page. Perché dovresti sprecare anche solo un hashtag se puoi usarli tutti e vincere la lotteria? Oltretutto c'è questa leggenda che se usi tutti e 30 gli hashtag sei considerato spam. Non è vero! Instagram ti consente di usare 30 hashtag nei post e 10 hashtag nelle storie, quindi è consentito. Ma andiamo alla strategia numero 2, gli hashtag alterni. Un po' come le targhe per l'inquinamento. Avere da 3 ai 5 set di hashtag ti permette di alternarli per non essere considerato spam e allungarne la scadenza. Cosa vuol dire? Che se in ogni post metti lo stesso set di hashtag per 10 volte di fila, questi hashtag scadranno, praticamente non diventeranno più efficaci per te. E questo vorrà dire che il tuo engagement diminuirà, che il tuo reach diminuirà e quindi non riuscirai ad arrivare a tutti quegli account come prima grazie a questo set di hashtags. E tutto questo se usi sempre lo stesso set di hashtag diminuirà fortemente e molto velocemente. Se invece ti metti in una giornata a trovare 5 o almeno 3 set di hashtag e li alterni ad ogni post, questo ti permetterà di dare più lunga vita ai tuoi hashtags. E sarai tranquillo per 2 mesi se non di più. Siamo sinceri, quanto è palloso fare la ricerca di hashtag? Ecco, falla una volta e non preoccupartene più per almeno 2 mesi. E ogni volta che vedi che le tue visualizzazioni calano in base agli hashtag, è ora di cambiarli. Strategia numero 3, l'analisi. Come per tutto, analizzare cosa funziona e cosa no è la chiave per il successo. Per analizzare la performance dei tuoi hashtag, ricorda che se hai sponsorizzato il post questo non si può fare, basta andare sul post, schiacciare su visualizza i dati statistici e guardare la copertura dagli hashtags. Guardando la performance di ogni set di hashtags potrai vedere nel lungo termine quali funzionano e quali no e aggiustare il tiro di conseguenza. Strategia numero 4, forse la più importante, usa gli hashtags per interagire. Il vero potere degli hashtag nasce quando crei un'interazione con il tuo cliente ideale e quindi grazie a questi hashtag trovi persone che hanno veramente bisogno del tuo aiuto, con cui inizi a interagire e senza i quali non avresti potuto creare questi bellissimi rapporti. In questo video ti spiego come iniziare quella conversazione e iniziare finalmente a creare la tua community creando dei rapporti genuini e reali grazie agli hashtags. E ricorda sempre che gli hashtags da soli non possono portare al successo del tuo account. Una volta raggiunte queste persone, quando vengono nella tua pagina, vorranno vedere da te valore. Andranno a curiosare i tuoi post, le tue storie, i tuoi highlights e dovranno trovarne giovamento e qualità se vuoi che queste persone che ti hanno trovato rimangano a lungo termine. Ricorda che questa è solo una fetta della grande torta che è trattare Instagram come un business. Ora sai esattamente come trovare i giusti hashtag per arrivare agli occhi dei tuoi potenziali clienti su Instagram. Ma prima ancora di trovare followers e sapere tutte queste strategie, hai delle buone fondamenta? La tua pagina è impostata alla perfezione, è ricercabile ed efficace e invoglia le persone a schiacciare quel segui quando ti trovano? Se non ne siete sicuri, scaricate la mia guida alle fondamenta di Instagram perfette, dove troverete nel dettaglio le basi per fare del vostro account di Instagram un account professionale
alla prima occhiata e iniziate a trattare Instagram come veri professionisti. Inoltre, se vuoi collaborare e confrontarti con una community di persone che stanno crescendo sempre di più, vieni a trovarmi su Instagram. Ci stiamo divertendo un sacco, ci sono sfide ogni settimana, ci si presenta nella mia pagina ogni settimana e si sta creando una community fantastica, quindi non te la perdere, ti aspetto lì. Vienimi a scrivere un DM se ti va. Se questo video ti è piaciuto, lasciami un like per supportarmi e per continuare a crescere con me ogni martedì. Lasciami un commento con il tuo Instagram name e potresti essere proprio tu il prossimo ad essere presentato in uno dei miei video. Non vedo l'ora di crescere insieme. Ciao, alla prossima!